Buonasera a tutti. Allora, vi ringrazio per essere intervenuti ad un evento che è abbastanza anomalo per la libreria. La libreria di solito ospita manifestazioni legate a pubblicazioni di libri storici, economici, politici, che riguardano la società, riguardano un po' la vita di tutti i giorni. Capiremo nel corso dell'intervento il perché oggi presentiamo un chitarrista. Un chitarrista che io definirei, tra virgolette, se naturalmente Niccolò me lo consente, eretico. Te lo permetto, dai. In un ambiente dove c'è spesso comunanza di idee, e di idee anche eretiche, anche alternative a quello che oggi come oggi viene presentato e si manifesta in me come pensiero unico dominante. Purtroppo noi usciamo dagli anni 90, che sono stati anni di profonda trasformazione sociale, trasformazione economica, e ci siamo imbattuti in una sorta di trasformazione dell'economia, una trasformazione che poi si è riverberata anche sulla società, per cui si è andato formando un pensiero neoliberale, o meglio neoliberista, che ci sta portando un po' dove vuole essere. Quindi mi ricollego anche al discorso dell'agenda ONU 2030, all'agenda del World Economic Forum 2035, tutti argomenti di cui sicuramente avrete sentito parlare, e tutti argomenti che hanno degli aspetti profondamente controversi. Ma torniamo a bomba al discorso di Niccolò. Niccolò è un maestro di chitarra classica, che ha ottenuto il primo diploma presso il Conservatorio di Campobasso, si è laureato al Conservatorio di Milano, ed è eretico in quanto esce dai canoni che io conosco, perché ho dovuto un attimo avvicinarmi a questo mondo che non mi appartiene, i canoni della chitarra classica, che sono solitamente dei canoni molto rigidi, molto diciamo impostati su dei concetti e su dei criteri che vanno avanti nel tempo, sì, evolvono anche loro, ma che sostanzialmente hanno una loro rigidità, perché il mondo della chitarra classica è un mondo che è meno dinamico probabilmente del mondo della musica pop o della musica leggera, un mondo più ancorato a delle tradizioni ancestrali, che evolve con una dinamica diversa rispetto alla musica commerciale o alla musica popolare che noi conosciamo. Dovrebbe. Poi Italo ci spiegherà meglio di quanto posso farlo io quelle che sono state le evoluzioni nel tempo di questo mondo, ma anche di quello che rappresenta la chitarra classica nel panorama degli strumenti legati a quel genere musicale. Quindi, come dicevo, Niccolò è un eretico, ma nello stesso tempo è anche un virtuoso dello strumento musicale. Una persona che si è dedicato anima e corpo allo strumento, alla chitarra, che ha chiaramente sperimentato i propri studi, mettendoli anche e scandagliandoli anche con altre chiavi di lettura. Da questo punto di vista io ritengo Niccolò una vera e propria eccezione per quello che riguarda il panorama della musica classica. Come nasce questo libro? Il libro nasce durante il periodo delle restrizioni Covid, che se da un lato ci hanno chiuso dentro casa e ci hanno imposto delle limitazioni molto molto dure da digerire, dall'altro probabilmente queste privazioni sono state il fermento di attività, di idee, un po' per tutti, diciamo così. Io mi sono trovato a scrivere sui social degli articoli economici, degli articoli di politica sociale. C'è chi ha sperimentato altre attività, chi ha scritto libri, e chi come Niccolò, che è profondamente legato a quello che sarà ormai il suo percorso professionale, ovvero sia essere maestro di chitarra, avere una propria scuola probabilmente, o andare a insegnare presso un conservatorio, ha scritto questo libro, ha dato corpo a quelle che erano delle idee, delle sue teorie sperimentate appunto sullo strumento,
ed è uscito fuori questo libro, che è un manuale di tecnica legata alla chitarra classica, però vista da un aspetto diverso. In questo libro la cosa interessante, che poi approfondirà lo stesso Nicolò, è la correlazione non solo tecnica tra chi suona e lo strumento musicale, ma direi quasi una correlazione animistica, qualcosa che nasce dentro di noi e che il musicista, per dare effetto compiuto alla propria attività e ai propri studi, deve saper trasferire al pubblico attraverso lo strumento musicale. Quindi una sorta di collegamento simbiotico che nasce dalla nostra anima e che si traduce in una prestazione musicale. A questo punto però io vorrei lasciare a Nicolò la parola, perché sicuramente lui potrà aggiungere molto rispetto a questa introduzione che io ho fatto. Quindi Nicolò, a te la parola. Intanto buonasera a tutti, grazie per essere qui. Come ha detto Carlo, il libro ha un duplice scopo, se così possiamo dire. In primis, una volontà di ritrovare un aspetto della scuola chitarristica che è stato perduto, in un certo senso, che è andato perduto un po' volontariamente per volontà di alcuni individui di celare alcune questioni, e in più abbiamo un secondo scopo, che è quello di recuperare una sorta di connessione con la nostra parte profonda. Questo significa, in parole povere, se io studio in conservatorio, se ricevo lezioni da un insegnante, quell'insegnante è tenuto a fornirmi delle nozioni che sono in linea con un certo modus operandi. Chiaramente questo genera un insieme di induzioni che vanno a creare quella che è una serie di comportamenti prestabiliti di cui effettivamente non si conosce bene la natura o l'origine. Tutti suonano in un certo modo e non sanno neanche perché. Per esempio, i chitarristi non sanno perché tengono la chitarra in un certo modo. Può essere una battuta a tratti provocatoria, ma purtroppo è un tratto oggettivo di una realtà che io oggi riscontro attualmente in gran parte dei chitarristi di oggi. Significa che dopo vari anni di problematiche sulle mie mani, ma anche in generale a una problematica principalmente di connessione con lo strumento, ho sentito il bisogno, dopo vari problemi, di capire effettivamente come stavano le cose. Dunque, si può parlare, da un certo punto di vista, di come recuperare una scuola chitarristica, perché, per esempio, per un violinista è normale che ci sia una scuola che si è sviluppata nel corso di alcuni secoli. La scuola pianistica, per quanto possa essere diversificata in alcuni tratti, ha però dei tratti che sono riconoscibili. La scuola chitarristica non si capisce perché uno la mano la tenga così, uno la tenga così, uno la chitarra la tenga in questo modo, uno la chitarra la tiene un po' più bassa, mentre si tratta di varie sfaccettature di un insieme di tecniche posturali che sono intimamente connesse con un discorso di gestione timbrica e dinamica. Ciò significa che se io con lo strumento denominato chitarra classica moderna devo approcciarmi in un certo modo eseguendo una certa tecnica, questa tecnica è collegata principalmente con l'aspetto timbrico e dinamico, e le cose sono non scindibili. Quindi questo genera ovviamente quella che è una pasta sonora, un'appropriazione di un linguaggio sonoro che oggi è sconosciuta ai più. Inoltre, il discorso animista, potremmo dire così, animista, è legato al fatto che mediante alcuni escamotage si induce il cervello a spegnersi, per così dire. Portando il cervello a spegnersi, entriamo in uno stato di consapevolezza non razionale, potremmo dire, per cui noi diventiamo osservatori di quello che stiamo facendo. È come se
ci sdoppiassimo e ci osservassimo da un'altra prospettiva, dall'alto, si potrebbe dire, per esempio. E questo, se è un qualcosa di auspicabile sullo strumento, in realtà sarebbe una cosa di auspicabile nella vita di tutti i giorni. Io, come diceva anche Carlo, lui scrive molto su Facebook, anche io a volte mi esprimo, e io dico, si può fare tutto, se sappiamo quello che stiamo facendo. Se faccio quello che faccio con una consapevolezza artistica, tutto quello che faccio, tutto quello che tocco diventa oro. Se però quello che faccio, anche emulare quello che è scritto nel libro, se viene fatto con un atteggiamento, come potrei dire, razionale, tutto quello che tocco non diventa oro. Ora, nel corso della serata sarò più chiaro, però questo mi sembra un buon modo per incominciare questo discorso. Bene, approfitto per presentare il parterre dei relatori che non ho fatto in apertura. Abbiamo il maestro Italo Oliva Tamburello, abbiamo il professor Maurizio Corazza, che è docente di organo principale e di composizione musicale presso il Conservatorio di Adria, abbiamo la dottoressa Valentina Ferranti, che è antropologa e scrittrice. E nell'ordine cercheremo di commentare insieme a Nicolò questi che sono degli aspetti molto particolari. A te Italo, che sei stato anche maestro di Nicolò tra le altre cose. Amico e poi maestro. Amico e poi maestro, benissimo. Cosa allora ci dici? Io mi riallaccio a quello che hai detto te e quello che ha detto il maestro Nicolò Trivieri, così sembra una cosa seria, che in questo modo, cioè spiegare il motivo per cui siamo finiti in questa condizione, perché la condizione si vede qual è, cioè noi non sappiamo perché facciamo una cosa, come la facciamo e dove andiamo a sbattere con questa cosa che stiamo facendo, perché ci hanno tolto la cosa fondamentale, la sedimentazione delle esperienze personali nel canale artistico che stiamo praticando. Che vuol dire in termini pratici? Vuol dire che una scuola è un rapporto che si crea tra maestro e allievo, nel territorio, in quello che si sta facendo, nella regione, nella nazione, del pianeta. Se io distruggo questa sedimentazione, perché lo faccio? Lo faccio con un fine, questo è quello che penso io, che è stato pianificato, con un fine di sostituire questa scuola, queste migliaia di scuole, che non ce n'è una giusta e una sbagliata, perché sono in relazione alle esperienze accumulate. Quindi, faccio un esempio, lo strumento che ho portato questa sera, uno strumento particolare, adesso lo dico in maniera molto veloce, era di una famosa compositrice e chitarrista italiana che era Teresa De Rogatis, è uno strumento che è nato in un dato ambiente. Se è stato distrutto quell'ambiente dove è nato quello strumento, sia dal punto di vista di chi l'ha creato, chi lo suonava e la scuola che lo aveva determinato, perché quella scuola, sembra incredibile, viene da una scuola di metà 800 che era legata a un mondo della chitarra classica moderna che era in ambito zingaresco, in ambito gitano, il quale ambito è stato depredato dal mondo accademico, che lo ha frullato, riproposto in un modo diverso e unificato. Per cui il mio maestro qui accanto di organo, lui che scrive, lui che legge, quando leggiamo, guardate, una partitura musicale, ciao, la partitura musicale è come Topolino, come Topo Gigio, uguale. Cioè, è unificato il senso della cosa. Se noi prendiamo un qualsiasi trattato musicale, anche parlando di partiture,
non c'è mai scritto come vada praticata quella data cosa. Perché? Perché chi l'ha scritto, di solito è uno di due secoli fa, ma che poteva scrivere una cosa che era in uso? Cioè, non è che te devo dire sto dito devi mettere qua, e il dito si metteva là. E la mano era in questa posizione perché la chitarra si teneva così. Se io distruggo quell'uso, ci ritroviamo a strumenti che non hanno più quel dato range di peso, quell'equilibrio di peso, quei baricentri, quella tensione e quel modo di emettere tridimensionalmente il suono espresso in quel dato modo tecnico. Ecco perché ci siamo trovati in questa situazione. Quindi c'è una componente di studio tecnico, oltre che acustico, oltre che fisico, perché non dimentichiamoci che non esiste una chitarra che va bene per tutti, no? Nel senso... Il discorso è così. No, perché poi l'industria questo propone, no? Ma l'industria è proprio qui il problema, perché quello che noi ci raccontano ancora oggi è qualcosa che ha trasmesso il mondo dei fabbricanti di strumenti musicali. E i musicisti che si sono piegati ai fabbricanti di strumenti musicali. Non ci dimentichiamo che il Segovia, che tutti conoscono fortunatamente, ha iniziato con la chitarra di uno zingaro, che era il suo maestro, un certo Pago de Lucena, che non si sa lui come la ebbe, sembrerebbe addirittura che fosse il figlio di veramente di questo. Ha studiato in mezzo ai gitani per 4 anni a Granada, poi ha cominciato a dire che lui non aveva mai visto, lui non conosceva il mondo flamenco. È passato a una chitarra di Manuel Ramirez, che era una via di mezzo, e poi è andato a finire a José Ramirez II, anzi primo, secondo Ramirez II, che è un fabbricante di chitarra, cioè faceva le chitarre in serie, e tutto il mondo della chitarra classica voglio la chitarra di Segovia, che era una chitarra per caso costruita da una chitarra che era 11 corde, siccome lui era alto 1,90 m quasi, gli hanno tagliato la paletta, piallato il piano armonico, hanno fatto la chitarra per lui. Da lì ci siamo ritrovati oggi uno strumento che è fatto per giganti e che ha perso completamente il sistema di essere costruito. Ora, entrare in questo discorso è un vespaio che dura mesi. Però adesso sentite una chitarra che, suonata da Nicolò Trivieri, cioè il maestro Nicolò Trivieri, nel modo di come va suonata quella chitarra, ricorderete questi suoni di: ma io adesso ho capito qual è la chitarra, me la ricordo quando la sentivo, perché quello che sentiamo oggi è un'altra cosa, anche perché i mezzi con cui noi ascoltiamo sono questi. Cioè, la maggior parte dei mezzi che utilizziamo noi oggi sono il telefonino, l'impianto stereo, l'impianto della macchina, e a quel punto il suono dal vivo è un'altra cosa. Maestro, prego. Un discorso analogo si può fare anche per quanto riguarda il mondo dell'organo, che ci sono, secondo i periodi storici, venivano strutturati in una certa maniera per le esecuzioni di determinati tipi di musica. Soprattutto queste cose qui sono successe nel barocco, infatti, che ne so, l'organo italiano, che è un organo meraviglioso, si chiama positivo, un organo piccolino. A Roma ci sono in alcune chiese, per esempio a Via del Corso, la chiesa dopo San Carlo, lì c'è un organo, appunto, di un organaro che era viveva in Italia, era tedesco, si chiamava Corrado Berle, però l'avevano francesizzato in Berlè, Corrado Sverlè, però adottato come organista, come organaro italiano. Organaro è colui che costruisce gli organi, e qualcuno pensa pure che sia un appellativo negativo, no, l'organaro è colui che costruisce gli organi. E quindi quei tipi di organi andavano bene solo ed esclusivamente per la musica barocca italiana. Su quegli organi lì non si può suonare Bach, non si può suonare Couperin, non si può suonare Franck. Perché? Perché la struttura è una struttura di 45 tasti, quindi non dai 50 in su. La pedaliera era di 6 note, non una pedaliera estesa. I registri erano 7, 8, 9, 10, ma non di più. Quindi tutto il repertorio barocco non si va da fare. Purtroppo nelle scuole queste cose non si insegnano. Non si insegnano perché? Perché purtroppo c'è stato questo fatto
correre verso in basso invece di verso l'alto. Lì voglio fare una polemica, visto che sono anni che sto in conservatorio, sono riuscito a distruggere anche i conservatori italiani, che erano un fiore all'occhiello della cultura italiana. Nei conservatori italiani uscivano fior di musicisti, c'erano fior di docenti, i direttori venivano nominati per chiara fama. Adesso il direttore viene nominato dai docenti, ma non per qualità, ma semplicemente un po' o una mezza calzetta e quindi permette di fare tutto, oppure un burocrate. L'importante è che sia comunque almeno un burocrate, ma che sia un musicista è l'ultima cosa. Poi se è anche musicista, allora tanto di guadagnato, ma è l'ultima cosa che si chiede. E naturalmente hanno cambiato anche i piani di studio. Prima una volta si studiava, ognuno studiava lo strumento principale con appunto musicisti che era fama e poche materie complementari. Adesso la maggior parte sono materie complementari, quindi la materia principale si fa pochissimo. Ci si presenta il giorno della laurea con una votazione 105-106, presa con tutte quante le materie complementari, quindi si fa un esame che una volta sarebbe stato insufficiente e arrivano i 110 lode che adesso aggrappano. Se voi conoscete qualcuno che studia al conservatorio, sono quasi tutti i 110 lode. All'epoca mia, all'epoca nostra, anche prendere un 9, cioè, era veramente un'impresa. Perché? Perché appunto si puntava verso l'alto e chi usciva dai conservatori comunque era un concertista, era un musicista e chi insegnava, insegnava di tutto e anche di più. Adesso purtroppo c'è questa corsa verso il basso, i risultati si vedono, quindi anche io non mi intendo di chitarre, quindi ho sentito concerti, ho dei colleghi, grandi colleghi, Adria, abbiamo un'ottima scuola chitarristica, però non è che me ne intendo. Però ecco, si rallaccia al discorso appunto del andare verso il basso per la cultura italiana, perché è chiaro, fa più comodo la persona ignorante che la persona intelligente. Ma questo in molti campi. Questo sì. Allora Valentina, noi siamo i grandi assenti da questo ambiente, diciamo così, esatto. fatto di virtuosi dello strumento. No? Virtuosi dello strumento, sì, appunto, però ci sono tanti spunti interessanti che come antropologo esatto. ho colto e ho Brava. Anche appreso delle cose da questi maestri. Io vorrei che tu ci facessi qualche tua riflessione su quello che hai sentito finora. Sì, io vi ho ascoltato in maniera molto attenta e ho preso anche appunti perché sono affetta da grafologia. Amanuense e un'arcaica digitale. E qui già mi viene in mente, parlando di digitalità, quanto si è perso l'uso del suonare, della fatica, delle mani, della corporeità, anche legata agli strumenti musicali. Ora io non suono, non ho mai suonato, no? Se non diciamo quando si apprende così banalmente nelle scuole l'uso del flauto o qualche primo elemento di chitarra classica. Sono un amante della musica, quindi ascolto e mi rendo conto come negli ultimi 20 anni, dove secondo me c'è stata un'accelerazione del declino, sono 30, il processo è iniziato molto prima, però soprattutto negli ultimi 20 anni c'è stato un declino di cui prima si parlava appunto, dove nei templi dell'istruzione, perché prima erano, li potevamo proprio descrivere come templi dell'istruzione, dei luoghi sacri, sacri in che senso? Che rappresentano ciò che è separato dal mondo profano, proprio perché là dentro bisogna apprendere delle cose che formeranno le future generazioni, ma anche il futuro stesso, no, della nostra umanità, così in declino. E mi sono resa conto come ci sia stato un declino che io ho proprio sentito, credetemi, sulla pelle, no, in maniera molto fastidiosa anche, musicale. E dove c'è un declino musicale, c'è un declino pressoché di tutto. Perché dico questo? Perché la musica è centrale, la musica è un suono, è una vibrazione e attraverso quel suono e che la vibrazione l'universo è stato creato. E quindi torniamo proprio ai miti cosmogonici, in cui attraverso una parola, attraverso un rumore, attraverso un suono, tutto è stato ordinato. Quindi quel caos che è una tenebra dove non c'è suono, viene interrotto da un fragore, da un suono, da una voce. In sanscrito c'è un termine meraviglioso, c'è una divinità meravigliosa, no? Nella Tarva Veda soprattutto viene descritta, ma anche in tutti i Veda. Vak. Vak è la potenza creatrice della parola che crea il mondo, che in qualche modo rompe l'uovo d'oro di Brahma. E quindi tutto ciò che è musica è creazione. In principio non c'era nulla e dalla prima parola, dal verbo,
perché questa cosa è presente in tutte le culture, questo suono che crea è presente in tutte le culture, quindi quando la musica viene deprivata della sua bellezza, di ciò che prima il maestro diceva oro, esattamente oro, perché c'è un'altra connessione da fare, il suono è abbinato alla luce, sempre. Tant'è che c'è un termine sanscrito, svar, svara, che vuol dire sia suono sia luce. Quindi ritorniamo al concetto di prima, le tenebre sono silenzio, ma non è un silenzio meditativo, un silenzio creativo, è un silenzio di un vuoto che è un precipizio. E noi stiamo andando pericolosamente in questa nostra postmodernità verso Bene. Questo precipizio. Quindi quello che io ho ascoltato, perché poi io da antropologa devo dire che non ho il televisore, non ho strumenti tecnici perché sono appunto un'arcaica digitale, però a volte faccio delle incursioni, quindi accendo il televisore, guardo quelli che sono i talk show, dove ci sono questi improbabili cantanti o musicisti. E ho notato anche, ascoltando la trap, con questa musica... Scusa, nuova espressione musicale. Questa, cioè. Esatto. C'è un cipastave. Cipastave. Che è un bivio di mezzo tra rap, credo, sì. E... E trash. Sì, una cosa trash, terrificante, terrificante, in cui ho visto una riduzione delle note. Questa riduzione delle note fa il paglio con la riduzione delle parole. Chiaro. Quindi... Ah, sarebbe come il corsivo sarebbe. No, è la forma del corsivo, adesso il parlato in corsivo. Esatto, però se voi notate, voi lo potete sapere meglio di me perché siete musicisti e siete addetti alla materia, però dove vengono ridotte le note, dove vengono ridotte le parole anche, no? All'interno di un testo, viene ridotta anche la lingua, è un automatismo automatico. E dove viene ridotta la lingua? A questa cosa. Sì. Specialmente su questo strumento qua. Hanno fatto una finezza ancora più sottile. Le note contano, ma il problema sta a quello che succede tra una nota e l'altra. Su quello strumento conta più quello che succede tra una nota e l'altra, cioè il vibrato, il glissato, il portamento, l'aggiustamento della tonalità, perché tirando la corda aggiusti il passaggio tra una nota e l'altra, l'hanno eliminato. E qui già ci hanno fatto un bel lavoretto. Ora adesso lo stanno facendo sulla parola. Non la conoscevo, però ecco appunto. Si ricollega. Si ricollega appunto alla riduzione del linguaggio, che come diceva prima il maestro, è visibile all'interno appunto di questi templi che dovrebbero essere delle scuole, che ormai non sono più delle scuole, o il conservatorio, no? Dove comunque c'è sempre di più un andare verso il meno. Ma qual è andare verso il meno? Cosa si intende per andare verso il meno? Vuol dire avere una cultura orizzontale, quindi un decadimento, ma a cosa è legato? Ancora una volta c'è un'altra connessione, alla perdita di ciò che è verticale, di ciò che è alto, di ciò che è divino e di ciò che è sacro. Cosa intendo anche in ambito musicale per ciò che è divino e ciò che è sacro? L'ispirazione. E chi ce la dava l'ispirazione? Chi ce la dà nel fare sacro, nel produrre qualcosa di artisticamente meraviglioso? Beh, le muse. E le muse sono divinità delle montagne, e originariamente delle acque, ovviamente, perché sono divinità femminili sempre connesse alle acque, quindi. Ma loro sono coloro che presiedono alle vette. E la vetta cos'è? Qualcosa di molto alto, è qualcosa che ci trae in alto, come diceva Goethe nel Faust, no? E questo si è perso, si è persa questa verticalizzazione della bellezza, della musica. E le muse non sono più da ispirazione, non ci sono più, non le onoriamo più le muse. E le muse erano anche coloro che stabilivano se un'opera artistica era degna di altezza, era degna di essere definita tale. E qui mi ricollego a una cosa che diceva il maestro, ho stampato un suo pensiero che ho recuperato da un suo post, e qui lui dice: si può solo verificare se del fuoco effettivamente arda ancora al proprio interno. E qual è questa operazione che si sta facendo all'interno di questa postmodernità? Spengere il fuoco interno. E se non c'è quel fuoco interno, che ancora una volta ritorniamo a oro, a luce e a verticalizzazione del sapere, che è un sapere alto, che è una fatica, che è uno studio incessante, no?
che anche tanta pazienza nel raggiungere quella famosa vetta di cui, no, che le muse ci regalano, se siamo degni però. E quindi qua non c'è più quasi nessuno che è degno di fare musica, se non appunto questo parterre e alcune persone che ancora si impongono una disciplina. E quello mi ricollego ancora a un'altra cosa che diceva il maestro, che suonare è solamente l'1% della faccenda. Vero. Okay. Sì. E suonare è veramente l'1% della faccenda, perché e qual è la cosa? È suonare come si suona, come c'è questa ispirazione. Ed anche un altro aspetto interessante, prima di fare qualsiasi cosa artistica, gli uomini arcaici, gli uomini della tradizione, chinavano il capo umilmente per accedere a quella porta sacra che gli avrebbe consentito di creare, ricordate quello che abbiamo detto prima, il mondo viene creato dal suono, e quindi di elevare, di illuminare anche. E quindi questo per me è un onore, essere qui con questi professionisti, questi artisti che ancora si impongono questa fatica, questa disciplina e questa verticalizzazione del sapere musicale, perché veramente io ascolto, no, appunto in questa mia peregrinazione nel mondo televisivo, dei talk show eccetera eccetera, e quello che vedo è una sofferenza proprio, è veramente un declino. Anche se io non suono, ripeto, non suono degli strumenti, però penso di avere un orecchio musicale abbastanza attento per entrare in quella porticina sacra che è questa meraviglia che crea il mondo e che crea in qualche modo uno stato d'animo, perché poi la musica influenza il nostro stato d'animo. Quindi è qualcosa collegato meravigliosamente alla nostra anima. E quindi è come, è uguale che cibo mangiamo, che musica ascoltiamo. È la stessa cosa. E grazie. Campanas dell'Alba da Edoardo Sainz della Mazza. Thank you.